Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Innanzitutto faccio un caloroso saluto a Xavi e a tutto il Barcellona. È stato veramente bello fare un girone con voi, molto sportivi come sempre, molto riconoscenti soprattutto verso la classe arbitrale e l'UEFA. Però andiamo noi agli ottavi, vi ringraziamo per aver partecipato, però avanti ci andiamo noi, grazie. No, era un, diciamo, un piccolo benvenuto per i vari tifosi del Barcellona che comunque se lo meritano perché hanno montato su un caso incredibile sulla partita d'andata tra Inter e Barcellona e quindi andava detto, ci andiamo noi, non loro, non avevamo l'ufficialità l'ultima volta nonostante meritassimo di vincere la partita, però adesso ce la portiamo a casa con questo secco 4-0. Parliamo un po' più della partita. Andiamo agli ottavi di finale, sicuramente come secondi. Vedremo con la partita di stasera. Toccherà addirittura che a noi tifare Barcellona per sperare in un primo posto, che sarà difficile, però vedremo. L'Inter col Victoria Plzen è una partita abbastanza in scioltezza. Ci siamo dovuti sbloccare, diciamo così, col primo gol, un po' di gol divorati. Un po' timorosi, ma diciamo sicuramente per l'emozione, perché io ricordo sempre con PSV, Barcellona e anche Shakhtar Donetsk, queste partite qua che abbiamo giocato tutte e tre in casa, alla fine non siamo riusciti a tranne l'anno scorso, ad andare agli ottavi. Quindi avevamo paura, abbiamo un po' questo timore soprattutto di fare una frittata, però è andata bene, è andata molto bene, un 4-0 secco. Già da fine primo tempo c'era la tranquillità, ovviamente non la tranquillità di aver passato il turno, ma la tranquillità stai 2-0, il risultato c'è, cioè se fai un errore stai comunque in vantaggio, ecco. Quindi poi è arrivato il 3-0, il 4-0 e abbiamo messo la partita in discesa. Ovviamente dal punto di vista dei giocatori Onana non pervenuto, la difesa ha retto bene, qualche buon bastone in fase offensiva, Acerbi bene a dirigere, un po' meno Skriniar forse, che l'ho visto un po' spaesato oggi, e era pure capitano. Dumfries abbastanza bene in spinta, anche se mi aspetto un po' di più da lui, però 4-0 come fai a criticare? Direte, ma ci sta, cioè se vedo qualcosa che secondo me può essere fatto meglio. È giusto così, poi la differenza tecnica tra le due squadre c'era ed era enorme. Anche all'andata potevamo fare molti più gol, ma alla fine abbiamo vinto solo 2-0. In questo caso, giusto il 4-0, cioè un risultato rotondo alla fine, 4-5-0 non è che cambia qualcosa. Quindi, risultato rotondo che significa che l'Inter ha meritato la vittoria e l'avversario non ha fatto niente. Sostanzialmente è quello che è accaduto oggi. E i centrocampisti, Mkhitaryan si rivela in gran forma, Calhanoglu e Barella. Oggi Barella un po' più sottotono, ma perché Mkhitaryan e Calhanoglu giocano a un gran livello, quindi se si gioca una partita un po' meno a livello che ci aspettiamo di Barella si nota, ma assolutamente va bene lo stesso, cioè si trasforma in un centrocampista normale, quindi non è che diventa un centrocampista scarso. E sulla sinistra Di Marco fino al 40esimo non mi era piaciuto e poi fa il gran stop e assist del 2-0 per Dzeko, che è il gol della tranquillità, sostanzialmente il gol della stabilità, non tranquillità, della stabilità, e poi arriva il 3-0 della tranquillità nel secondo tempo. E gli attaccanti, Lautaro si è battuto, ha provato a segnare, non ci è riuscito, ma ha fatto un assist, e Dzeko in Champions si scatena poi col Victoria Plzen, è proprio la squadra con cui ha segnato di più, ha fatto 12 o 13 gol, non lo so, tantissimi. E quindi sappiamo che è un gran timbratore in Champions. Poi quelli che sono entrati, Aslani, Benino, anche se deve prendere secondo me ancora un po' più di confidenza. Lukaku ha fatto anche gol, quindi direi ci ha messo meno tempo di Correa a fare gol. Anche Correa male oggi, male, a parte l'assist per Lukaku, ma si è mangiato due gol davanti al portiere, un giocatore che sappiamo, oramai c'ha la testa proprio piena. Mi dispiace un po' per lui, però in parte, cioè pure noi ci siamo stancati di aspettarlo, eh. Quindi in parte mi dispiace, in parte ma non so che dire. E anche gli altri sono entrati, Gagliardini l'ho visto bene, e Gosens pure, quindi abbastanza bene tutti. E niente, quindi ce ne andiamo agli ottavi di finale, a discapito di qualcun altro che non ci è riuscito ieri. E non so da quanto tempo non succedeva che la Juve non andava agli ottavi e noi sì, però
quest'anno è successo. Quindi andremo a giocare la sesta giornata con tranquillità, come c'eravamo andati con Real Madrid l'anno scorso. Se vincevi, arrivavi primo, se perdevi, chi se ne frega, alla fine ti eri qualificato. Quindi andremo praticamente allo stesso modo. Beh, a meno che oggi il Bayern non vince. Se il Bayern non vince, ovviamente andiamo primo e secondo sicuri. Però, diciamo, vediamo stasera cosa succede. Intanto godiamoci questo perché ce lo siamo meritati. Era un girone difficilissimo. Sfido chiunque a dire che fosse un girone in cui l'Inter poteva passare tranquillamente. Io dissi che era un girone molto difficile, che l'Inter ce la poteva fare, ma lo dissi ai tempi del sorteggio. Perché sono sincero, io avevo detto che l'Inter poteva passare il turno, l'avevo detto, se vedete i video, l'ho detto. Però l'ho detto quando l'Inter vince, cioè prima della sconfitta con la Lazio, la sconfitta col Milan, di tutte queste sconfitte, l'avevo detto prima, perché il sorteggio c'era stato prima. Poi le varie sconfitte con Lazio, Milan, Udinese, anche col Bayern, ovviamente l'idea era un po' cambiata, cioè era più una vana speranza. E invece alla fine l'Inter ci ha fatto ricredere. E sembra che stiamo andando sul giusto binario. Adesso concentrati sulla partita con la Samp, godiamoci ovviamente questa qualificazione meritata, perché ce la siamo meritata sul campo. E godiamocela perché c'è chi se la può godere e chi non se la può godere. Intanto un saluto, sempre un bacio Barcellona e a tutti quanti i gufi ovviamente che speravano in una nuova Caporetto dell'Inter. Un saluto del Winterfest e ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Inter e testa la Sampdoria.